Lo avevamo anticipato all'inizio della trasmissione, quest'oggi il ricordo di un grande sindaco che ci ha lasciato qualche giorno fa. Parlo di Simeone di Cagno a Brescia. Lo ripercorreremo la sua storia insieme a due veri testimoni di quel tempo. E allora sono qui in compagnia di due ex assessori della giunta di Cagno a Brescia. Sono in compagnia di Ninni Cea, assessore al personale, giusto? Sì, personale demografico. Demografico, invece. Buongiorno. Assessore ai lavori pubblici Peppino Lo Iacono, Giuseppe. Buongiorno. Lo Iacono, buongiorno. Buongiorno. E allora io vi ricordo intanto i numeri per intervenire in diretta: 0850146688 per le vostre telefonate, 9998 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Prima di tornare indietro nel tempo e ripercorrere quelli che sono stati i passi più importanti della giunta Simeone di Cagno a Brescia, dell'amministrazione Simeone di Cagno a Brescia, guardiamoci insieme questo filmato. E a me fa piacere ricordare i bei momenti passati insieme a Franco De Lucia e i bei momenti passati insieme a Simeone di Cagno a Brescia, quando loro erano sindaci di Bari e io ero un giovane imprenditore all'epoca. Avevo perso con Franco da poco papà. Sì. E lui fu il primo uomo politico che aveva un ruolo istituzionale che mi stette molto vicino, affettuosamente vicino, dandomi anche dei preziosi consigli e suggerimenti. Io direi insegnamenti di vita. Insegnamenti di vita. Nella seconda parte ho conosciuto Simeone di Cagno a Brescia e con lui ai tempi dello stadio di Bari, del campionato del mondo del 91, abbiamo percorso una seconda parte della mia vita imprenditoriale e lui da sindaco, dove devo dire ci sono state tante belle realizzazioni fatte. Io ricordo proprio il sottopasso. Il sottopasso. Fu una delle prime in realtà che riuscimmo a riconsegnare, a consegnare alla città, perché ci furono delle traversie, dei percorsi, delle lungaggini del cantiere, delle incomprensioni anche con il comune. Mi ricordo che abbiamo superato e lo abbiamo inaugurato. Prefetto era Mazzitello. Mazzitello, sì. Sì. E dico. E venne Prodi a inaugurarlo. Il giorno di settembre. Devo dire, sono due testimonial, così posso chiamare, che hanno accompagnato la mia vita. Mi fa piacere averli qui come amici, ospiti di Telebari. Auguro a loro un buon lavoro e una buona prosecuzione per tutti quelli che sono le cose che loro vorranno fare. Allora, rieccoci qui in diretta. Abbiamo mandato in onda questo video, insomma, due nomi così importanti proprio dagli studi di Telebari, intervistati dal nostro editore, il professor Dante Mazzitelli. Il sindaco galantuomo, che si è detto tantissimo in queste giornate, è ovvio che non possiamo scindere l'opera sul territorio anche dalla personalità, perché poi ogni sindaco veste il proprio mandato a seconda poi di quelle che sono le caratteristiche caratteriali. Ci arriviamo subito, abbiamo già una telefonata in linea. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono signora. Felicissima stamattina di vedere le immagini del sindaco di Cagno a Brescia, ma è stato un vero signore, diciamolo pure. Dunque, io in Corso Mazzini ho fatto tanto, ho chiesto aiuto a lui e praticamente mi sente? Sì, sì, la sentiamo, prego signora. Allora, praticamente ho chiesto di levare il di levare la piazza dalla strada e abbiamo lavorato per il mercato. Ho chiesto per il gasometro e abbiamo lavorato per il gasometro e per tante tante piccole cose. Lui con il comandante Cavallo erano un pilastro della città di Bari, quindi sono contentissima. E poi, se volete vedere il passato, ci sono tanti filmati che io e lui abbiamo parlato, abbiamo fatto e lavorato. Quindi, diciamo, di meglio non potremmo avere mai più nella nostra vita. Ringrazio, diciamo, anche se non c'è più, il sindaco di Cagno a Brescia. Arrivederci. Grazie signora. Dicevamo il sindaco Gentiluomo. Allora, vogliamo intanto delineare le qualità caratteriali di Simeone di Cagno a Brescia? Io, Simone, ho apprezzato innanzitutto la sua signorilità.
Era una persona davvero per bene, un galantuomo, una persona onesta, una persona seria. Era un uomo del fare, non si è mai vestito di protagonismo per quello che faceva, ma pensava realmente a realizzare opere per la città di Bari, come ha fatto. Tant'è che ricordo che noi realizzammo, anzi lui volle realizzare era un libro che l'opposizione all'epoca definì il libro dei sogni, ma che in realtà rappresentava tutto quello che era stato concretizzato, sia pure in un lasso di tempo abbastanza breve. Cioè abbiamo sotto la sua guida stravolto la città di Bari, e consentitemi anche di dire, ma è una mia visione, credo che all'epoca si respirasse anche un amore dei cittadini verso il bene comune, cioè verso le opere pubbliche, un'attenzione maggiore. C'era un coinvolgimento anche sotto l'aspetto affettivo nel rapporto tra cittadinanza opere pubbliche, perché quel garbo e quella signorilità e quel modo di far comprendere ai cittadini quanto fosse importante la tutela del bene comune, credo che insomma sia stato un insegnamento che, proprio per il modo con cui veniva suggerito alla stessa cittadinanza, era facilmente recepibile dagli stessi. Un ricordo splendido, un grande sindaco, una grande personalità, davvero cresciuta peraltro durante i suoi due mandati di sindaco, è stata sempre una progressione in crescendo. Davvero io piango l'uomo, piango il politico, piango il sindaco, uno di noi, davvero uno di noi. Molto amato dai cittadini, molto amato anche da voi colleghi, utilizzo questo termine, insomma avete lavorato fianco a fianco per tantissimo tempo, lei è stato uno dei primi la scorsa settimana ad arrivare a Palazzo di Città poco prima dell'apertura della Camera Ardente. Sì, di Simone voglio ricordare l'amicizia, la profonda amicizia, e voglio ricordare il garbo istituzionale. Insieme al garbo istituzionale in lui c'era tanta determinazione per raggiungere gli obiettivi che si prefiggeva sempre in direzione del bene comune. E lo voglio ricordare innanzitutto nelle ore mattutine. Lui era solito la mattina un paio d'ore fare il giro della città. A una certa ora, alle 9.30 circa, mi chiamava, essendo io a quell'epoca assessore ai lavori pubblici, per rappresentarmi le questioni che non andavano, e quindi io sapevo già cosa fare. Quindi all'indomani ci vedevamo con il direttore dei lavori, dei cantieri sui quali c'erano i problemi, l'ingegnere capo, il direttore di ragioneria, e quindi riuscivamo sempre a risolvere le problematiche che lui sottoponeva. Lui era molto molto attento, perché io ero l'assessore ai lavori pubblici, ma lui girava i cantieri, doveva essere il contrario, invece lui era proprio affezionato da imprenditore a seguire quello che si vedeva realizzare giorno dopo giorno. Una sorta di deformazione professionale la sua. Una telefonata in linea, pronto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Del sindaco defunto ricordo, ovviamente fu il primo a mettere la prima pietra sulla riqualificazione del borgo antico. Uh-huh. Io avevo 16-17 anni, quindi mi ricordo che noi ragazzi che frequentavamo, incominciavamo a frequentare il borgo antico, perché prima era quasi un tabù, nel senso che comunque non c'era, a parte la parte storica, però non c'erano locali, non c'erano, quindi mi ricordo benissimo quel periodo, quindi che fu il primo passo a ripopolare insomma una parte importante della nostra città, quindi della mia giovinezza, diciamo. Grazie, buona giornata. Grazie a lei per questo intervento. Noi ci saremmo arrivati, però approfittiamo di questa telefonata. Bari Vecchia, ovviamente il nome di Simone di Cagnabrescia non può non essere associato alla rinascita del nostro borgo antico. Sì, sicuramente, ma quella felice intuizione di intervenire e di realizzare il piano urbano e restituire progressivamente la città antica a noi, ai cittadini baresi, le bellezze della città antica, le tradizioni della città antica, voglio dire anche
il modo di vivere degli stessi residenti della città antica, che sono stati poi da tutta la cittadinanza, diciamo, della parte che poi è stata edificata successivamente, ha conosciuto forse la baresità. Mm-hmm. Cioè, diciamo che noi con l'approccio e con la ricongiunzione reale di fatto tra la città antica e la città moderna davvero abbiamo riscoperto le bellezze e le nostre tradizioni. Però consentimi di dire anche, e ci tengo a dirlo, che Simone è anche una felice intuizione di Pinuccio Tatarella. Certo, certo. Perché ebbe modo all'epoca di individuare tra le migliori personalità di Bari, e ricordo che tanti anni fa davvero Bari, come anche oggi, ma offriva l'imbarazzo della scelta per un candidato sindaco, ma Pinuccio Tatarella seppe cogliere in Simone quella capacità imprenditoriale che, prestata alla politica, avrebbe potuto dare un senso e un significato alla crescita della nostra città, come poi in effetti è avvenuto. Per cui ci tengo a sottolinearlo, perché l'ho vissuti quei momenti e davvero sono stati straordinari. Bari Vecchia, dicevamo, Giuseppe Lo Iacono, anche perché poco fa in rassegna stampa commentavamo i recenti fatti di cronaca, insomma ieri sera una sparatoria a Torre a Mare in cui ha perso la vita Raffaele Capriati, si teme un ritorno della guerra di Mala, quindi quasi, è quasi ovvio il riferimento, si torna alla memoria dei tempi in cui, insomma, la città di Bari non era sicura da questo punto di vista. Allora le chiedo anche che anni sono stati per voi, che eravate, che in qualche modo guidavate una città non semplice, diciamo così. Beh, io in quegli anni sicuramente ero in prima linea. Uh-huh. Per quanto attiene la realizzazione del piano urban. C'è da dire che i fondi relativi al piano urban rinvenivano dalla precedente consigliatura, quindi epoca De Lucia, però c'era un problema: i progetti non erano andati avanti e Simone ebbe il grande merito di accelerare le procedure per non far perdere quei fondi. E quindi una volta partiti i cantieri, io ricordo che c'erano 5 percorsi in Bari Vecchia da realizzare. Io subentrai nel 2000 come assessore e quindi ricordo di aver seguito gli ultimi 2 percorsi, che erano gruppi di strade. Ricordo in modo particolare le proteste dei cittadini di Bari Vecchia, che in delegazione si ricavano da noi al comune, dal sindaco, che ovviamente per competenza girava al sottoscritto, e ricordo con quanta veemenza arrivavano al comune, perché noi chiaramente avevamo creato loro un disagio enorme e si doveva convivere con questa realtà, però riuscimmo a convincerli che all'indomani dei lavori tutto il loro disagio sarebbe stato ampiamente ripagato, sia dal punto di vista della vivibilità del quartiere che dal punto di vista anche della rivalutazione patrimoniale. Però ti devo correggere, non sarebbe stato. È stato ripagato, perché in effetti c'è una crescita, una ricchezza anche culturale della città, certo, vecchia, quindi non è solo, diciamo, che a posto di un benessere che solide è arrivato in maniera concreta nella città antica. E non era facile tener testa a questi cittadini, ve lo garantisco. 080-501-4668 per le vostre telefonate, 9998 invece per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Il rapporto di Simone Di Cagno a Brescia con, non solo con la città, ma anche con i cittadini, insomma, un rapporto uno a uno, un sindaco amatissimo, abbiamo detto. Tra l'altro qualche giorno fa abbiamo anche sentito il sindaco Antonio De Caro in un ricordo che diceva giustamente: un sindaco rimane sindaco per sempre, raccontandoci dei messaggini che fino a qualche giorno fa Simone Di Cagno a Brescia inviava a De Caro proprio sugli aggiustamenti da fare in città. Ma certo, come ricordava Peppino, Simone girava tantissimo con il ciclomotore per la città, proprio per vedere quali erano le criticità, ma anche quando lui camminava per Bari a piedi aveva un confronto aperto con i cittadini, non si è mai sottratto, anche forse quando nei suoi confronti qualcuno magari è stato anche un po' aspro, a volte immotivatamente, a volte per motivi politici, però lui non si è mai sottratto e col suo garbo ha ascoltato sempre tutti. E ricordo che spesso in giunta lui richiamava noi assessori
ma mi hanno detto che in quella zona c'è questo che non va bene, ma mi hanno detto che qui occorre questo intervento, verifichiamo, andiamo, vediamo, provvediamo. Cioè aveva sotto controllo e monitorava la città 24 ore su 24. E, ripeto, credo che ancora oggi tutti i cittadini lo ricordino in maniera davvero straordinaria, perché è stato davvero, ecco, un uomo comune, un cittadino comune, come ho detto prima, non si è mai vestito di protagonismo, ma nel modo più assoluto. Ha continuato anche dopo, quando ha terminato il mandato, ha continuato ad essere collaborativo con i cittadini, addirittura segnalando, pur non rivestendo più un ruolo istituzionale, segnalando all'amministrazione all'epoca, allora in carica, quelle che erano magari criticità, e suggeriva anche gli interventi. Mi pare che anche su questo De Caro, nel suo ricordo, ha voluto appunto sottolineare come lui ricevette dei consigli su come intervenire per una raccolta dei rifiuti in maniera un po' più adeguata rispetto a quello che in effetti stava avvenendo. Posso chiedervi un vostro personale ricordo con Simeone di Cagnabrescia, non necessariamente legato a fatti, insomma, dell'amministrazione, della politica, anche un ricordo personale, che cosa vi lega a lui? Beh, intanto c'è un legame anche, diciamo, di amicizia con la famiglia di Simeone di Cagnabrescia, quindi è un'amicizia che viene, viene da lontano. E poi il rapporto personale era un rapporto davvero di stima reciproca, e quindi era una persona, diciamo, garbata, una persona splendida, un amico. Però io vorrei, se me lo consentite, non dobbiamo ridurre solo agli interventi su Bari Vecchia. Simone è stato uno stratega. Simone, nella, basti pensare, voglio ricordare a coloro i quali oggi hanno 40 anni e che all'epoca avevano 17-18 anni, cosa ha fatto Simone, perché si parla di Bari Vecchio, ma non è solo questo. Non è solo quello. Noi nella prima consigliatura di Simone di Cagnabrescia, io non ero in giunta, quantomeno vanno ricordati gli interventi dei Giochi del Mediterraneo. I Giochi del Mediterraneo, che lui ha seguito personalmente, hanno fatto sì che fossero rivalutate, ristrutturate, per esempio la palestra ex Gil, che oggi si chiama Pala Martino, il Pala Florio, una serie di interventi su palestre minori nei vari quartieri, il riattamento dello Stadio della Vittoria. Questo per quanto riguarda la prima fase. Poi c'è stata, nella seconda legislatura, sono venuti a frutto tutte le programmazioni della precedente. Voglio ricordare i grandi interventi strutturali sulla viabilità. Le mediane, no? Abbiamo fatto, abbiamo realizzato l'asse nord-sud, e rispetto all'asse nord-sud, cioè Viale Tattarella, il ponte Adriatico ha incontrato, l'esecuzione del ponte Adriatico, minori difficoltà. Basti pensare al fatto che abbiamo, per cause di forza maggiore, diviso le proprietà ai fini espropriativi, abbiamo fatto le opere, realizzato le opere d'arte per superare la tangenziale, la metropolitana di superficie, le ferrovie, quindi era un'opera molto molto complessa. Sono state realizzate diverse scuole, e quindi le opere sono state tante, almeno dal punto di oggi, diciamo, in questa fase si è fatta più, diciamo, come dire, se la città oggi è questa, grazie al frutto del lavoro fatto in precedenza. Noi pensiamo a quella che è oggi Bari dal punto di vista dell'attrazione turistica. È vero, c'è stata una grande promozione, azione di promozione delle ultime amministrazioni, però proviamo a immaginare se Bari Vecchia non fosse stata non avesse avuto quell'attenzione, ristrutturata, cioè, se l'aeroporto non avesse avuto il raddoppio della pista e la ristrutturazione dello stesso aeroporto, se non fosse stata realizzata in quel periodo la Bari Aeroporto, quale sarebbe stata la ragione per la quale Bari avrebbe attratto i turisti che oggi ci sono? A proposito di lungimiranza, come dicevamo, il suo personale ricordo?
Bah, guardi, io con Simone ho avuto sempre un rapporto di grande cordialità. Ecco, per me era come un fratello, cioè non riuscivo neanche, come dire, ad avere un motivo o un discrezio. Cioè, siamo sempre stati in sintonia su tutto. Mi ha consentito di osservare una politica verso il personale in maniera molto aperta. Abbiamo esaurito tutte le mobilità, ricongiunto nuclei familiari, immagini baresi che lavoravano al nord e che facevano istanza di mobilità. Siamo riusciti a fare questo, abbiamo potenziato la polizia locale, abbiamo fatto degli interventi, ma non ho mai avuto da Simone un freno nel mio operare, anche come assessore demografici, la riqualificazione della sala matrimoni, la impostazione, l'approccio anche per i matrimoni civili assolutamente diciamo diversi rispetto a come prima erano officiati. Insomma, Simone è stato sempre molto molto disponibile, molto aperto, ha rispettato le nostre prerogative, le nostre personalità, non si è mai sovrapposto a quello che volevamo noi, e devo dire ha riconosciuto a tutti noi sempre il merito di quello che del lavoro che faceva ciascuno di noi. Non lo ha mai acquisito a se stesso come sindaco, ma nel momento stesso in cui ci aveva delegato come assessore ci riconosceva anche i meriti dei nostri interventi. E poi c'era anche un ricordo molto bello di famiglia, perché mio padre era molto amico del papà di Simone, e grande stima reciproca. Il papà di Simone è un grandissimo imprenditore, anche egli ha lasciato un segno alla città, tant'è che, consentitemi di dire, sono onoratissimo di aver firmato io una delibera per la toponomastica di riconoscimento a papà di Simone del Lungomare, e quindi della intitolazione di quel tratto di strada a quel grande imprenditore che qualificava e riqualificava anche Bari per gli interventi imprenditoriali. Insomma, noi abbiamo purtroppo esaurito il tempo a nostra disposizione, ma credo sia stato importante anche fissare alcuni punti per restituire in qualche modo quella che è davvero l'eredità che ci ha lasciato Simone di Cagnabrescia, quindi lungimiranza e le basi per avere anche la Bari che oggi conosciamo. È stato importante farlo con voi che avete lavorato fianco a fianco del sindaco di Cagnabrescia, dunque io vi ringrazio per la disponibilità. Grazie a Giuseppe Lo Iacono, grazie a Nini Cea. Grazie a voi. Grazie a voi. Beh, pare tra l'altro che oggi sia il compleanno di un vostro collega, l'ingegner Lo Quaglio. Sì. Sì. Volevo soltanto dire una cosa, sì. Un ricordo. No, è un collega del geometra Lo Iacono. Okay. Una cosa molto importante che non abbiamo avuto modo di affrontare. Nella seconda consigliatura intervennero i fondi POR, e Simone non pensava solo al centro, istituì, certo, due zone bersaglio. Il quarto municipio, Carbonara, Ceglie-Loseto, allora circoscrizione, e il San Paolo, dove fece confluire ben 70 miliardi di vecchie lire, che hanno portato alla realizzazione di tantissime opere. E su questo ci fermiamo, grazie ai miei ospiti, grazie a voi per averci seguito. Qualche istante di musica, non andate via perché torniamo subito con altre notizie.